Bene, vi mando questo video perché ho pensato che forse può essere utile anche ad altri in altri momenti, eccetera. E quindi poi magari chiedo a Focus di pubblicarlo, di custodirlo da qualche parte. Dunque, allora, si parla di DAT, disposizioni anticipate di trattamento. Possiamo aggiungere trattamento di fine vita. È quello che si chiamava una volta il testamento biologico. Allora, prima di tutto bisognerebbe avere un po' chiaro il linguaggio, prima di inoltrarci nell'argomento. Il testamento biologico o biotestamento o DAT è un documento legale che viene redatto da una persona per specificare in anticipo i trattamenti sanitari che desidera siano intrapresi o esclusi nel caso della propria impossibilità a comunicare direttamente a causa di una malattia terminale o a causa di un'incapacità di comunicazione. Una definizione che è importante capire prima di accingerci a lavorare sul tema è quella di accanimento terapeutico. L'accanimento terapeutico, dovete capire, che è un concetto soggettivo e infatti la sua definizione è relativa al soggetto che lo esprime, che dice che cos'è per lui l'accanimento terapeutico. Dal punto di vista medico, ovviamente, questa terminologia indica tutti i trattamenti sproporzionati e inutili rispetto al quadro clinico del paziente. Il termine anglosassone è eccellente, è futility, cioè quello che è futile. Nell'accanimento terapeutico c'è un'ambiguità perché accanimento vuol dire una cosa e terapeutico sembra voler dire l'opposto, no? Quindi tutto quello che è futile è un di più, non serve a guarirmi perché ormai non posso più guarire. Non serve a migliorare la qualità della mia vita per il tempo residuo, quindi questo è l'accanimento terapeutico. C'è l'opposto di accanimento terapeutico che è la desistenza terapeutica e l'atteggiamento terapeutico con cui il medico desiste dalle futility, dalle terapie che appunto sono futili e inutili. Perché non migliorano la qualità della mia vita residua e comunque non sono più curabile, quindi non possono più curarmi. È un concetto questo che viene soprattutto dall'anestesia, dall'ambiente della rianimazione ed è applicabile ai malati terminali. Che cosa vuole combattere la desistenza terapeutica? Vuole combattere giusto appunto l'accanimento terapeutico e il fondamento della desistenza terapeutica è l'accompagnamento alla morte, secondo dei criteri che siano bioetici e di deontologia non soltanto medica, ma molto, molto più vasta, e non ha proprio niente a che fare con l'eutanasia, anzi, prendere distanze dall'eutanasia. E se voi andate a vedervi il sito di un'associazione che si chiama desistenzaterapeutica.it, e beh, lì andate a comprendere meglio di che cosa si tratta. La legge. Allora, la legge a cui sto facendo riferimento, chiariti questi due termini, due o tre termini importanti, è la legge del 22 dicembre 2017, numero 219. È in vigore dalla fine del gennaio 2018 e se volete con questi dati potete andare su Google e leggervi il testo della legge. Lo potete fare perché per una volta la legge è breve ed è abbastanza chiara, direi. La trovate quindi sulla Gazzetta Ufficiale del 1/16, anzi, scusate, del 2018/1/16, ecco, comunque basta che cerchiate la legge con il riferimento della legge e naturalmente la trovate.
Allora, le norme di questa legge sono delle norme nella materia del famoso consenso informato e delle disposizioni di anticipate di trattamento, DAT, per quello che si chiama la legge delle DAT. Trovate anche una buona parte fatta bene, esplicativa, nel sito www.salute.gov.it barra portale barra DAT. E lì vedete che poi ci sono parecchie cose interessanti. Potete andare a vedere anche questo. Potete anche scoprire che la legge rispetta i principi costituzionali dell'articolo 2, 13 e 32 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Anche questi sono documenti che con questi semplici riferimenti potete andarvi a leggere. Allora, questa legge afferma che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute, quindi non va bene di negarmi questo diritto, raccontarmi che sto bene quando invece sto male, e di essere informata in modo completo, aggiornato, a lei comprensibile riguardo a diagnosi, prognosi, benefici, rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative, alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Quindi nella legge troverete il consenso informato, poi la parte che riguarda il medico, perché se io posso oggi decidere che non voglio determinati trattamenti, il medico naturalmente deve accogliere questo e spiegarmi quali possono essere le conseguenze di questo. Dice la legge che il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo. In conseguenza di ciò, lui, il medico, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tale richiesta, il medico non ha obblighi professionali. Quindi, fin qui, per esempio, le persone che volevano optare per un suicidio assistito non potevano farlo. Adesso la legge è stata approvata e quindi diventa molto, molto difficile. Io vorrei dirvi una cosa. Che nell'esperienza di tanti anni di accompagnamento, tutte le persone che hanno parlato di suicidio assistito e che ho incontrato, dopo che è stato loro proposto, sì, però vogliamo prima fare un piccolo percorso di accompagnamento per vedere se poi dopo lo voglio ancora il suicidio assistito, nella mia esperienza hanno poi scelto di continuare la loro vita fino in fondo con una buona qualità, con una ricchezza di rapporti relazionali che gli accompagnatori sono anche in grado di ricucire intorno a loro. Perché spesso la scelta del suicidio assistito è una scelta di persone che per qualche ragione sono estremamente sole, non ben accompagnate. Ma questa è solo una mia posizione che deriva dall'esperienza e non c'è giudizio per quello che riguarda le scelte delle persone, naturalmente. Bene, la legge sottolinea una cosa molto importante, dice, e lo cito, il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura. Io ci aggiungerei il tempo di comunicazione tra accompagnatori e paziente costituisce tempo di cura. Costituisce tempo di cura. E quando si riesce ad aiutare una comunicazione non finta, non schermata fra la persona che è malata e i suoi cari, e questo è un compito che gli accompagnatori hanno, ebbene, per me quello costituisce
un tempo di cura fantastico per tutti, per chi se ne va e anche per coloro che restano. Un'altra cosa importante di cui parla questa legge, o comunque alla quale fa riferimento, è la terapia del dolore e la sedazione palliativa profonda. Qui quello che accade è che spesso i medici parlano con la famiglia e dicono: noi vorremmo sedare il paziente, e la famiglia pensa ad una sedazione del dolore, ma il termine sedare per loro ha un altro valore, non è la sedazione del dolore necessariamente, può essere una sedazione profonda che implica anche la completa perdita della coscienza, un po' come, diciamo così, un po' come un coma indotto. Quindi questa è un'altra cosa di cui tenere conto nelle comunicazioni, perché qualche volta mi è capitato, no, più di qualche volta, mi è capitato di vedere delle famiglie disperate perché credevano che quando è stato prospettato loro la sedazione del loro caro fosse una sedazione del dolore, ma che la mente potesse rimanere presente e lucida per godere fino in fondo del rapporto privilegiato che si era andato costruendo con loro. Quindi anche su questo siate accorti quando compilerete il vostro modulo. Allora, credo che per il resto trovate tutto più facilmente nella legge. Ricordate che questo biotestamento è la vera novità di questa legge. E in particolare, noi possiamo nominare un nostro portavoce. Il portavoce va scelto in modo molto oculato. Intanto deve essere una persona che è contenta di diventare il nostro portavoce e non che lo fa, con sforzo. Deve essere una persona con cui noi abbiamo parlato a lungo di che cosa desideriamo per noi, e che condivide la nostra posizione, perché altrimenti diventa per questa persona molto difficile dire che cosa voi vorreste, mentre nel cuore sente una cosa che per lui, per ragioni etiche o di proprie convinzioni, insomma, può non andar bene. Quindi è molto importante che voi abbiate un referente, che sia un amico caro, possibilmente anche un po' più giovane di voi, no? E che sia effettivamente in grado di svolgere questa cosa. Poi quando avrete compilato tutto quanto insieme, magari insieme a questo amico dovrà venire con voi in comune e firmare. Tutto quello che avrete scritto varrà fino al giorno in cui tornerete in comune con un documento diverso da quello, perché noi cambiamo, maturiamo, comprendiamo delle cose, anche la scienza cambia e ci dà delle informazioni diverse. Credo di avere più o meno detto quasi tutto. L'unica cosa che davvero io vi raccomando di scrivere il vostro testamento biologico. Ne trovate modelli presso molte associazioni, compresa l'associazione Tonglen, www.tonglen.it, e poi in realtà la legge dà le disposizioni di legge, però non è che la legge ha creato un modulo. Sono poi le varie associazioni che hanno creato dei moduli a seconda di che cosa loro ritengono più importante. Ovviamente, se voi andate in un'associazione che spinge per il suicidio assistito, il modulo di quell'associazione sarà un po' diverso dal modulo che troverete su Tonglen, naturalmente. Io vi consiglio di fare un giro per vedere nelle varie associazioni quali moduli sono presentati, e poi sappiate che voi li potete comunque sempre modificare per adeguarli alla vostra visione delle cose. Io credo che di aver detto quasi tutto in materia.
Ne approfitto, visto che siamo alla vigilia di Natale, per farvi gli auguri, per ricordarvi, vi manderò a breve un piccolo invito, per ricordarvi che, chi vuole, imparare ad accompagnare, è benvenuto nei corsi dell'Università Popolare in Corde Scientia, scritto Scientia alla latina. E trova nella home page, trova i corsi ECEL, e beh, i corsi ECEL siamo noi, diciamo così. E quindi, sappiate che cominciamo presto, cominciamo subito dopo la Befana, in presenza. Ci sono corsi in presenza, altri che invece avverranno online. Chi vuole fare tutto il corso, ovviamente farà quelli in presenza e quelli online. Ma ogni singolo pezzo del corso sta in piedi da solo, perché sono dei seminari su un argomento, quindi viene preso ed esaurito. In particolare, questo argomento della fine della vita è trattato nel seminario, adesso non so se mi ricordo il numero, ma insomma un po' verso la fine dell'estate, o verso l'estate, diciamo così, che è dedicato alla morte in una società multietnica, perché ovviamente è lì che maggiormente occorre crearsi una coscienza deontologica ed etica che sia molto rispettosa di questa multietnicità, ricordando che le convinzioni di ciascuno per quella persona sono una risorsa inestimabile, e quindi il nostro compito non è mai quello di portare le persone all'interno della nostra personale convinzione religiosa, se ce n'è una, ma è quella di vedere se possiamo aiutarli ad utilizzare le loro per vivere in modo più sereno il passaggio. In assenza di questo, la scienza oggi, soprattutto la fisica quantistica e le neuroscienze, ci sono sempre di maggiore aiuto, e quindi anche per i laici c'è davvero la possibilità di fare tutto quanto. Quindi vi invito a fare questo lavoro dello scrivere le vostre disposizioni anticipate di trattamento di fine vita. Vi invito a farlo con i vostri cari, a modificare questi moduli in modo che siano per voi più aderenti alla vostra situazione, a verificare che la persona che vorreste fosse il vostro portavoce non nutra delle idee troppo diverse dalle vostre, perché altrimenti diventa un luogo di conflitto invece che un luogo di pace, di serenità e di esecuzione delle vostre volontà. E io credo con questo di aver in qualche modo risposto alla domanda che mi è stata posta. Adesso mi direte: non ti facciamo più domande, perché se per una domandina grossa così ci spari 20 minuti di conferenza, grazie, anche no. Però mi fate le domande difficili. Ciao a tutti, auguri e a presto.